Grazie, naturalmente sarei lì per avere un artefice di questa mia presenza, il segreto di ringraziarlo perché vi ha portato la mia presenza. Aspettate se devo dire di ringraziare per dirlo. Scherzo, naturalmente, sono molto, molto contento di essere qui e sono molto contento di poter confrontare, infatti cercherò di fare un intervento, se vogliamo, non troppo lungo, e per poter poi dare spazio a voi, a voi domande, a critiche, se volete, se vogliamo, anzi più interessante, mi piace il dibattito, quando si confronta da lei anche diverso. Perché si tratta appunto di un confronto civile, rispetto reciproco, come purtroppo non avviene più da tanti anni nel nostro paese, dove non si confrontano più le idee e non si rispettano mai le opinioni altrui e non si hanno nessun rispetto neanche per la verità, perché vengono quasi quotidianamente propinate menzogne, pensieri unici, realtà rovesciate, deformazione, disinformazione della realtà, e i dibattiti sono più che altro delle risse mediatiche, dove l'obiettivo è quello di gridare più forte, coprire gli argomenti dell'avversario, nascondere i fatti, presentare i fatti come se fossero opinioni e quindi trasformare tutto in opinabile. Per non parlare degli insulti, delle legittimazioni, delle reazioni, avete sentito, ricordiamo, sicuramente sono una persona meno adatta per educare adesso, non serve neanche per ricordare un imputato di concorso di selezione che ho già parlato di primo grado, quindi bisogna tutti la mafia. La ragione per cui ho scritto questo libro, se io parlare del libro, ma non tanto per parlare oggetto del libro, che c'è il libro dedicato appunto all'intercettazione, alla serie di leggi sull'intercettazione, un corso di discussione al Parlamento, che sembrerebbe che dopo le ultime vicende, le ultime indagini, che hanno dato tutto clamore, affrontato la chiesa sull'intercettazione, sembra che si voglia di nuovo accelerare l'iter parlamentare di questa intercettazione, di questa legge di intercettazione, quindi il tema torna in moda. Ma al di là del tema di cui parlerò tra breve, io credo che quello su cui dobbiamo riflettere, ed è un po' quello che mi ha mosso originariamente a scrivere questo libro, e quando si diceva prima dell'introduzione, e cioè il fatto preoccupante, direi anche desolante, del fatto che nel nostro dibattito paese, dibattito politico, il dibattito che è quello che ormai ha occupato prevalentemente il centro, diciamo, del dibattito pubblico, c'è i salotti televisivi, le tecnici, sono interamente occupati appunto da questa eterna, continua, perpetua rissa mediatica, dove il disprezzo dei fatti, il disprezzo della verità elementare è diventata cosa da regola. E questo è molto, molto preoccupante, molto allarmante, perché quando appunto
denigrati, rovesciati in questo modo, viene disprezzata, lo stesso concetto di verità disprezzata, in questo modo vengono attaccati alla radice degli stessi fondamenti del nostro diritto, della nostra democrazia. E quando io ho detto in qualche occasione pubblica che vedo lo Stato di diritto in pericolo, ho detto non per solo per la sofferenza giudiziaria o per posizioni parziali o di partigiani in contrapposizione nei confronti di questo problema politico o di una parte politica in particolare, ma perché davvero avverto che diciamo che noi tutti senza pregiudizio, cioè il paese nel suo complesso si avvicina passo dopo passo verso il baratro della totale perdita dei principi essenziali su cui si è fondata la nostra democrazia, secondo la nostra Costituzione, senza accorgerci. E allora il libro non è lo spiego della premessa, non è un atto, né un atto di ribellione di un magistrato che non può, che non deve mai ribellarsi a una legge dello Stato, non è un atto di ribellione, non è neanche tantomeno un atto di fede, di questione politica, di opposizione, diciamo così, insieme a lei. È una specie di grido di dolore, direi, se non fosse, se non rischiasse di avere troppo impatto, troppo retorico, ma diciamo può essere un'analisi preoccupata dello stato di salute della nostra democrazia nel nostro paese. Filosofi e sociologi importanti, molto importanti riflessioni sulla politica, sulla democrazia, sullo stato di diritto, osservavano, Anna Arendt in particolare, considerava che è normale che in politica si usi la menzogna. La menzogna spesso è uno strumento, direi, quasi inevitabile della politica, direi quasi della politica, una certa allergia per la verità. Quando però questo arriva a livelli integrali, quando la politica sembra nutrirsi soltanto di menzogna, quando la politica è così allergica alla verità, c'è un cambiamento da fare, perché soltanto negli stati totalitari, soltanto nei regimi totalitari, si fa un uso industriale della menzogna, disprezzando di tutto ciò che è così. Non si sente? E da qui nasce questo libro, perché credo che su questo tema, sul tema delle intercettazioni, in quest'ultimo anno si è raggiunto un livello di menzogna, di verità negata senza precedenti. E ho provato in questo libro a raccontare come verità e a smascherare alcune menzogne, naturalmente, in un'opinione, anche la mia, ma un'opinione accompagnata da alcuni fatti, alcune dimostrazioni, e aspetto ancora, come è avvenuto fino ad oggi, che qualcuno abbia la voglia o gli argomenti per contrastare con altri fatti, non con storia, non è ancora successo. Vi faccio solo un esempio. Quest'ultimo anno, un anno e mezzo diciamo, questi ultimi due anni sono stati anni appunto preparatori per creare l'opinione pubblica più
malleabile, diciamo così, quindi più favorevole, più disponibile all'approvazione di questa legge, di questa cosiddetta riforma delle intercettazioni, che io preferisco chiamare contro la riforma delle intercettazioni, perché la riforma, una legge si può chiamare di riforma quando vuole migliorare lo strumento, non quando vuole eliminarlo, e questa legge di intercettazione può di fatto abolire le intercettazioni. Beh, dicevo, secondo, ahimè, un cliché che si ripete da qualche anno, questa legge non è stata presentata così, a completamento del dibattito parlamentare, ma è stata preparata. È stata preparata da una campagna di stampa e che spesso è stata una campagna di disinformazione del pubblico, perché era appunto il clima più idoneo per fare questa legge. Questa campagna di disinformazione si è articolata su alcuni punti forti. Un punto forte è quello basato al quale, che ha avuto la sua, diciamo, apice in un titolo di giornale, che io cito in lingua, ed è quanto mai ponderato, un titolo di un giornale molto diffuso, molto letto, così letto che, diciamo, la G del giornale è giusto, diciamo, non si chiede giusto, un giornale che titolò una pagina, adesso un anno fa, a tutta pagina, tutti gli italiani sono intercettati. Una bufala, un'esagerazione, evidentemente, ma comunque occupò la prima pagina del giornale, lasciò il segno tutta la campagna di stampa, che fa sì davvero che oggi la gran parte, la maggioranza di noi ha sotto sotto la paura di essere intercettata. Questa sindrome dell'intercettazione si è un po' entrata dentro di noi. Tutti gli italiani sono intercettati, trovavano il giornale, enfatizzando il gigantesco, quando aveva letto 24 ore prima il ministro della giustizia in carica, il ministro Alfano, che non aveva detto tutti gli italiani sono intercettati, ma insomma non aveva detto molto di meno, perché aveva dichiarato che la stragrande maggioranza degli italiani sono intercettati, dicendo una imprecisione, un'imprecisione che la verità, lo dico senza ironia, e se c'è ironia è solo apparente, involontaria, che il ministro stesso candidamente ammise di avere fatto questa stima del numero di italiani intercettati non solo a base di studio del suo ministero, perché non ritiene di affidare prima di presentare la legge del Parlamento uno studio al suo ministero, ma sulla base di un personale calcolo empirico e non scientifico che aveva fatto da solo, lui stesso quando è sentito alla commissione del Senato di disegno di legge. E cioè disse il ministro che ha riportato nel libro la trascrizione che era scritta dal suo intervento, il ministro che risultava dei dati ufficiali che i decreti di intercettazione del 2007 ammontavano a circa 150.000 decreti di intercettazione, che in media ogni italiano telefona al giorno a una trentina di persone. Quindi era sufficiente prendere quella cifra, 150.000, moltiplicarla per 30 italiani
chiamati il giorno dell'anno italiano, moltiplicare per 365 un giorno dell'anno per ottenere la cifra degli italiani intercettati. Ed è forse la prima cifra della stragrande maggioranza degli italiani intercettati in un anno. Calcolo apparentemente un posto di diritto, ma apparentemente di cecchino, semplice, chiaro e apparentemente incontestabile. Soltanto che il ministro, proprio per non essersi affidato agli uffici del suo ministero, dove prestano servizio anche magistrati che un po' di esperienza di indagini, di processi ce l'hanno e di conoscenza nel codice di procedura penale pure, se si fosse affidato a quegli uffici, probabilmente qualcuno gli avrebbe sottolineato c'è qualche piccolo errore di impostazione come calco, grave errore di impostazione. E cioè che bastava rendersi conto, bastava conoscere la prassi delle indagini e delle investigazioni per sapere che nei 150.000 decreti l'anno di intercettazione, quei 150.000 decreti non corrispondono a un italiano per ogni decreto, e quindi 150.000 italiani cui dovrebbe fare tutte le volte di questo. Per il semplice fatto che ciascuno di noi, come bene ne sapete, detiene più di un'utenza telefonica, usa più di un telefono. Come si fa l'intercettazione? Si intercetta solo un telefono di ciascuno degli indagati. Telefono di casa, telefono di ufficio, poi almeno un telefonino. Spesso molti di noi hanno due o tre e i delinquenti in genere utilizzano più di due o tre, perché per sfuggire proprio l'intercettazione utilizzano molte carte telefoniche per lo stesso telefono di stesso Cristo. Beh, e non è che si mette un decreto di intercettazione per tutte le utenze telefoniche che indagano, ma un decreto di intercettazione per ogni utenza telefonica. Per cui, innanzitutto, il ministro avrebbe dovuto sapere che per questa ragione quei 150.000 decreti andavano innanzitutto divisi a tenerci passi almeno per 5, cioè almeno un quinto degli italiani corrispondeva al numero dei decreti. Ma non è solo questo, perché in quei 150.000 decreti sa sicuramente, dovrebbe sapere sicuramente il ministro, perché è avvocato, quindi avrebbe giurisprudenza, che nel codice di procedura penale non consente l'autorizzazione all'intercettazione per un anno intero. Cioè non è che il pubblico ministero chiede al GIPE per l'intercettazione l'intercettazione un'intercettazione per tutto l'anno. L'intercettazione è una gravità intera che a secondo della gravità del reato che si farà in 30 giorni, che poi viene prorogata in un periodo di questi 20 in 15 giorni. Quindi c'è un'autorizzazione iniziale e delle proroghe successive. Quindi quei 150.000 decreti l'anno erano compresi dei decreti di intercettazione, erano compresi i decreti iniziali di intercettazione più i vari decreti di proroga durante l'anno. Per cui per ogni utenza telefonica non viene messo in un anno un solo decreto di intercettazione, ma in genere tenerci passi diciamo una ventina di decreti di intercettazione dovuti andare magari c'è una quindicina di decreti di intercettazione per il periodo di prova, quindi quei 150 decreti non finissero soltanto per 5 per il numero di utenze, ma poi anche per 15 per il numero di periodo di trazione del tempo nel quale viene messi dai decreti dell'organizzazione per il proprio. Per non parlare della questa sì empirica considerazione che nei 30
delle 30 telefonate al giorno in media che ha calcolato il ministro, non sono 30 italiani diversi ogni giorno per 365 giorni, essendo spesso in corte a fare chiamare sempre la moglie, gli amici, i figli o chi altro, quindi c'è una certa ripetizione delle persone che vengono sentite. E quindi, tenendo conto di tutte queste divisioni, di tutte queste contenimento dei numeri, io ho fatto anch'io un calcolo empirico, come l'ha fatto il ministro, che mi ha forse di qualche conoscenza in più di come si fa l'intercettazione, e il risultato è stato non che nel 2007 siano state intercettate la stragrande maggioranza di italiani, ma circa tra 15 e 20.000 italiani nel 2007. Non mi sembra che sia una percentuale rispetto alla popolazione italiana tale da far ritenere l'intercettazione una emergenza, un pericolo per tutti noi. Possiamo discutere di altro, ma almeno, ripeto, confrontiamoci sui dati. E gli altri ci dicono che non è vero che gli italiani sono tutti intercettati dalla stragrande maggioranza. Siamo esattamente nella media europea e mondiale. E direi, forse, sono pochi gli italiani intercettati, se consideriamo il livello di criminalità organizzata, il livello di criminalità all'interno, anche ahimè, delle istituzioni si è rivelata in Italia ben più che in altri paesi, ed essendo la legislazione con pochi strumenti che consente di svelare la criminalità occulta, diciamo così, io direi che non sono troppo intercettati, ma troppo pochi. Ma non è solo questo. Prendiamo un altro tema, un altro grande cavallo di battaglia dei detrattori dell'intercettazione. E cioè l'argomento secondo il quale le intercettazioni costano troppo. Si dice che i magistrati sperperano i soldi dello Stato facendo intercettazioni che non servono a niente e comunque costano. E quindi ecco che ci vuole una legge che limiti il numero delle intercettazioni. E questo argomento è un argomento un po' più abile, diciamo, per tutti noi, perché non è del tutto falso, non è del tutto infondato. Perché è vero che le intercettazioni possono molto, anzi, è vero che le intercettazioni possono troppo. Qui siamo d'accordo con il ministro, con chi sostiene questa legge. Però dico anche che non bisogna fermarsi alla prima impressione, bisogna provare a andare un po' a fondo, sarà diciamo la mia deformazione professionale che mi induce a fermarmi mai al primo sospettato, ma a profondità di indagine vedrete se le cose sono un po' più complicate di come possono sembrare di una vista. E allora, se ho davanti un problema, non devo soltanto vedere il problema e cercare la prima soluzione, quella più facile, quella più facile, studiare qual è la causa del problema, vedere qual è il rimedio migliore per risolvere il problema, se c'è un rimedio diverso da quello che fa questa. Io se sono un medico e ho un malato contagioso, certo, uccidendo il malato sono certo che non proteggerà gli altri, le persone sane, ma forse posso anche provare a curare il malato, vedere se posso salvare il malato e le altre persone sane. E la mia sensazione è che la soluzione di fronte al costo eccessivo dell'intercettazione, di abolire l'intercettazione, è come uccidere il malato. Proviamo a vedere se c'è una medicina che consente invece di curare questo malato, se c'è una medicina, cioè, che ci consente
di divenire la stessa senza divenire la stessa storia, rimuovere la stessa senza divenire la stessa storia. E per la realtà a Benedetta c'è, c'è. Basta guardare qual è appunto la causa dei costi della recitazione. E i costi della recitazione sono prevalentemente due. Le intercettazioni telefoniche che costano, grazie. Le intercettazioni telefoniche costano. E sapete qual è la voce di spesa principale dell'intercettazione? E quanto lo Stato paga, quanto lo Stato presta ai gestori del servizio? Cioè quanto lo Stato paga per le intercettazioni a Telecom e altre società che gestiscono i servizi di telefonia? Perché su ogni singola telefonata intercettata le compagnie, i gestori, diciamo, guadagnano da due fonti. Dall'intercettato, che come naturalmente un utente paga la telefonata che è intercettata sul colore, e dallo Stato, che paga a sua volta sulla stessa telefonata alla compagnia, sulla base di fatture che vengono emesse dalla compagnia telefonica, che noi liquidiamo ingenti somme complessive per l'intercettazione ai gestori di telefonia. Talvolta lo Stato paga anche di più di quanto paga l'utente. Talvolta lo Stato paga, diciamo, la telefonia, la telefonata, dove l'utente magari più accorto si serve, si avvale delle tariffe speciali agevolate che i vari gestori propongono. Ma al di là di questo, sapete in Germania. Sapete in Germania quando paga lo Stato per alle compagnie telefoniche il servizio di intercettazione? Non paga un euro, non paga niente. In Italia non ci si paga. E perché? Per la verità non è molto chiaro perché. Chi stabilisce perché lo Stato deve pagare? Chi stabilisce che lo Stato deve pagare le compagnie telefoniche? Non si sa, perché poi lo Stato dà il regime di concessione al servizio telefonico. Quindi non dovrebbe essere la società che gestisce il servizio a stabilire il prezzo. Dovrebbe essere lo Stato, come si fa in Germania, e con un primo rimedio a disposizione dello Stato, del governo, del legislatore, per abbattere i costi senza eliminare le intercettazioni. Basterebbe decidere con un provvedimento, non credo sia neanche necessario del governo legislativo, forse solo un provvedimento amministrativo, e non dico eliminare del tutto i costi di intercettazione delle forme, ma almeno per il governo drasticamente. Le intercettazioni si salverebbero, i costi si abbatterebbero. Ma non è finito. Perché la voce più significativa di spesa delle intercettazioni non è neanche questo, non è quella delle intercettazioni telefoniche, è quella delle cosiddette intercettazioni ambientali. Sapete che sono le intercettazioni ambientali? Sono quelle che non si intercettano il telefono, ma si intercettano i colloqui, le conversazioni dentro un ambiente, dentro una strada, una macchina, dentro un locale qualsiasi, con una microspia. La legislazione ambientale sono quelle che si fanno con le microspie. Oggi ci sono strumentazioni sofisticatissime con le microspie molto piccole, che si registra anche a distanza, conversazioni, ci sono anche delle microtelecamere che consentono anche di riprendere chi conversa. L'avete visto tante volte magari in televisione, perfino registrato con le microspie di telecamere anche in momenti di corruzione, di pagamento di tangenti. Le microspie sono spesse anche all'interno degli uffici pubblici, eccetera. Beh, io ho scritto questo libro
che ha un titolo provocatorio. C'era una volta l'intercessione, anche per raccontare la storia, questa, sì, questa parte, diciamo, questo aspetto come un provocatore del libro. C'era una volta l'intercessione, voleva che fosse la storia dell'intercessione del nostro paese. Per spiegare che qui ho fatto credere, rivotando dei fatti che sono stati cancellati, che l'intercessione non sono state utili, che grazie all'intercessione si sono fatti dei grossi passi avanti in termini di sicurezza, in termini di verità, in termini di giustizia del nostro paese. Che grazie alle intercettazioni, ad esempio, sono state evitate omicidi e stragi. Che grazie alle intercettazioni sono stati scoperti gli assassini di Falcone, della moglie, di Memo da scuola. Perché un'intercettazione, l'intercettazione ambientale, in cui i due mafiosi parlavano tra di loro, parlavano del cosiddetto attentatuni, in Sicilia un grosso attentato, e in questo qualcuno mi ha detto che era che una fiction televisiva, una serie televisiva si chiamava così, l'attentatuni, avrebbe prendendo spunto da questa espressione. Grazie a questa esercitazione sono scoperti che i due responsabili della strage di Capaci già dall'inizio dell'indagine consentì di scoprire tutti gli altri. E grazie all'esercitazione sono stati individuati i latitanti di mafia, gli ultimi, il vero Giacuglia, Nicchi e i precedenti, come Brusca, Pagarella, tutti Provenzano, sono tutti fuori dalle indagini con una minuziosa ricostruzione del circuito di copertura della totale grazie alla legislazione telefonica e legislazione ambientale, lo strumento prezioso dei cosiddetti tabulati, cioè l'acquisizione delle relazioni di ciascun indagato ricostruibile attraverso il traffico dei telefoni in uso. Il telefono, soprattutto i telefonini, lasciano una scia elettronica, consentono anche di collocarci nello spazio e la possibilità di ricostruire i movimenti nello spazio delle persone che hanno il telefonino aiutano anche le indagini, hanno consentito anche di due latitanti, seguendo le tracce che lascia il telefonino di una persona indagata. Questi, la tecnologia oggi consente cose straordinarie, il GPS, il cosiddetto rilevatore satellitare del movimento, il GPS che ho fatto utilizzato in un'autovettura, consente di seguire questa autovettura nello spazio senza i faticosi e rischiosi pedinamenti che si facevano una volta, il pedinamento che poi c'è il rischio di sbarrire la macchina che stai eseguendo, perché la segue appunto con questi rilevatori satellitari del movimento. E tutto questo ha consentito appunto la cattura di latitanti, il sequestro di arsenali di armi, il sequestro di montagne di droga, l'individuazione di droga di riciclaggio, altro che non serve alla mente. Perfino il maxi processo. Il maxi processo di Falcone e Borsellino, quello che un po' dall'immaginario collettivo si ricollega non tanto alle intercettazioni, ma ai pentiti, Tommaso Buscetta, gli altri pentiti storici, in realtà ha alla sua origine una telefonata, un'intercettazione telefonica, una fortunata intercettazione telefonica, nella quale quasi per caso venne intercettata la telefonata tra un mafioso siciliano che faceva per quanto oltreoceano in Brasile a un certo Roberto, che non si sapeva chi fosse in quel momento, nel quale chiamava questo Roberto e lo chiamava in aiuto per dirgli tornare in Sicilia, per dare una mano alla cosiddetta mafia perdente che in quel momento stavano per essere sterminati dai corleonesi di Rina e Provenzano. E poi si fece un'indagine e si scoprì chi era quel Roberto. Quel Roberto era lo pseudonimo che usava appunto Tommaso Buscetta, che stava in Brasile, si era rifugiato in Brasile, ma quella telefonata fu rivelatrice dell'importanza che aveva questo mafioso che era scappato in Brasile, Buscetta. Quella telefonata quindi aiutò a concentrare l'indagine su Buscetta,
ne consentì l'arresto con la collaborazione di Interpol della polizia brasiliana, ne consentì l'arresto in Brasile, poi l'estradizione, i suoi interrogatori, l'inizio della sua collaborazione, uscette e iniziò a collaborare, e in altro passo processo, ma uscette, non avrebbe iniziato a collaborare, non avrebbe mai iniziato il passo processo, se non fosse stata la fortunata intercettazione telefonica che ne metteva a fuoco lo spessore criminale. Vedete quindi come le intercettazioni sono state utili e importanti nel processo di mafia, e non diciamo perché sono pieni i giornali quotidianamente, quanto siano state importanti, soprattutto negli ultimi anni, le intercettazioni telefoniche ambientali nei grandi processi del malcostume politico amministrativo, della corruzione politica amministrativa. Come sarebbe stato impossibile scavare tanti dati senza le intercettazioni. Quindi, altro che strumento inutile di cui potremmo fare meno. Cioè, potremmo fare di tutto, possiamo fare meno. Possiamo diventare meno della magistratura e della polizia. Perché consegniamoci direttamente tra mani della criminalità, da quello definitivo, e possiamo, diciamo, usiamo questa scorciatoia. Perché è certo, è chiaro, non c'è dubbio che se noi aboliamo di fatto l'intercettazione, gli spazi di impunità per la criminalità e per la criminalità di tutti i tipi sarà enorme, saranno praterie sconfinate di impunità che consiglieremo a questa parte. Ma si dirà appunto, come dice l'illustre senatore, io sono visionario. E allora io non voglio darvi appunto verità rivelate, ma voglio ancora una volta sottoporvi i fatti concreti. I fatti concreti ci dicono che questa legge è una legge che ha effetti catastrofici, ma allora ve lo spiego, non prendete per buono quello che vi dico solo perché ve lo dico, ma perché credete che ve lo mostrare. Ve lo spiego con un esempio che credo sia più significativo. Ce ne sarebbero tanti che se ne possono fare, ma ce ne sono, ma staremo qui intorno a parlare. Per il rispetto di gesti, io dico se ti ci passi di te, non ci sono più gesti. Quindi è difficile, sono tanto poco. E ne ci sono un paio, che credo che sembrano significativi. Il primo, che è quello importante, che è quello che riguarda i requisiti di base perché si possa fare un'intercettazione. Bene, la legge attuale, la legge vigente, prevede alcuni presupposti, contrariamente alle stupidaggini che si dicono in giro, non è discrezione, cioè un po' ma ci si sveglia la mattina e decide di mettere l'intercettazione in mezzo paese. Non c'è niente da confrontarsi con ragionamenti di questo genere. Come sa uno studente, diciamo, di giurisprudenza, la legge attuale cosa prevede come requisito? Prevede come requisito che per una certa categoria di reati, cioè quella di punire con la pena non inferiore a 4 anni di reclusione, al massimo, è possibile avviare un'intercettazione quando vi siano dei gravi indizi di reato. Che significa gravi indizi di reato? Significa che ci sono delle prove, sono gravi indizi e se non le prove, sono prove che un reato è stato commesso, gravi indizi di reato, un reato è stato commesso per controllare delle sollecitazioni che sono. Per definizione sono un mezzo di ricerca della prova, quindi devo trovare il colpevole di questo. Non posso quindi fare una legislazione per cercare se sono commesso un reato. Deve esserci la prova che un reato sia commesso. Esempio, una rapina, facciamo un esempio di un punto di criminalità comune, e se la commessi una rapina una banca, e allora io non posso fare una legislazione di fronte a un sospetto che sia commesso una rapina. Cioè, deve essere la prova che la rapina sia commessa. Ma l'obiettivo della legislazione è scoprire di colpo. Quindi la norma dà un ulteriore requisito. Non
non posso intercettare chiunque in presenza degli analisti reali, perché altrimenti di fronte alla bambina commessa che ovviamente sotto controllo non terrà tutta Tomantino, cioè una bambina Tomantino mettono in intercettazione tutta Tomantino, è assurdo naturalmente. Allora invece prevede un altro requisito, che è requisito che l'indagine, l'intercettazione sia indispensabile per la costruzione delle indagini. Un esempio, quindi, che ci siano dei sospetti su persone che giustificano quindi l'intercettazione. Faccio un esempio, quindi la prima in banca, poi non è sempre come si è verificato tante volte, tante volte che sono scoperti il coordinatore che è stato grazie alla intercettazione. La prima in banca, grazie alla prima è stata messa. Non si sa che ha commesso, perché il governatore è abbastanza accorto, è tirato dentro la banca, il governatore, anzi che sono 3-4, coprendo sui volti non passa lontano, le telecamere ci sono più giusto, quindi non vogliamo prendere il fuoco, e neppure le persone si riconosciute, dipendenti, niente da fare. Però, da approfondimento successivo dell'indagine, i carabinieri della polizia hanno individuato, facendo una ricerca d'archivio, che il giorno prima e due giorni prima nei pressi della banca erano stati controllati, mentre si trovano insieme, tre pregiudicati per farsi indagare. E ci facevano questa banca, questo è un caso, questa è una coincidenza. Allora, per aprire la polizia della sovrapportaggio, prendono la fotografia di questi pregiudicati che sono stati visti qualche giorno prima e li sottopongono ai vicini di casa che abitano la zona della pace. Però vedete, se per caso qualcuno non conosce che l'ho visto il giorno della prima, ogni giorno praticamente precedente, quelle persone. E se siamo di fronte a quello che è successo, qualcuno riconosce quei uomini, uno di quelli che l'avevano visto uno dei giorni prima di fronte alla banca, che guardava verso la banca, magari diciamo, per studiare i movimenti, per studiare i violenti che furono portati loro, andava via, insomma, elementi di sospetto, elementi che veramente da soli non possono consentire né di avversare né di processo, ma che da soli la legge oggi consente. Con un po' di pazienza, di bravura, di fortuna, un'indagine così può anche avere un po' per capitato che siano state intercettate queste persone, non è che io ho parlato del telefono della bambina, ma magari si sono telefonati, si sono dati un appuntamento per telefono, l'ora X, e con un po' di bravura, fortuna, si mette in crostia notte tempo nel luogo in cui i tre si devono incontrare il domani, e con un po' di fortuna di bravura si ha la fortuna di beccare la conversazione giusta, invece c'è la seconda parola, i tre parlano tra di loro, fanno capire che l'ho messo la vita. Ed è il gioco che ho fatto, gli elementi sono acquisiti, gli si è appresa e si sono riusciti. Questo è la legge, la legge consente. Vediamo cosa succederà con la legge nuova. La legge nuova ha modificato, ovviamente tante cose, anche con questo aspetto, ha modificato una parola sola, una parola magica, quella che si dice sola, la parola che ha sostituito è la parola reato, che ha sostituito con la parola colpevolezza, un piccolo giochino, diciamo. Silenzioso, per la rete silenziosa si dice una fede favolosa. E cioè, quindi, come requisito, al posto dei gravi indizi di reato, diventano necessari i gravi indizi di colpevolezza. Poi, dall'ultima formulazione, anche l'aggettivo grave si è modificato l'aggettivo evidente, ma comunque gravi, evidenti, cambia poco, quindi la sostanza è la stessa. Quindi, facciamo un momento da quindi, gravi indizi di colpevolezza al posto di gravi indizi di reato. Che significa gravi indizi di colpevolezza? Significa
significa non più gravidanza di reato, cioè la prova che è stato commesso un reato, ma gravidanza di colpevolezza, cioè la prova che sia colpevole. Cioè, devi avere la prova che la persona che viene intercettata sia colpevole. Vabbè. Allora, capisco che ero altro da aggiungere, che si è già capito tutto. Cioè il paradosso, quindi torniamo alle cose della vita, naturalmente le cose che deve essere fatto, perché se non è la prova, si colpevole, è chiaro che non è una prova di colpevolezza il fatto che siano pregiudicati, che siano incontrati dalla polizia poco prima della vita, il fatto che siano stati riconosciuti dalla persona con persona che stanno lì per passeggiare, che veramente sono elementi di sospetto, sono sicuramente elementi di colpevolezza. E tanto non ci sono sorelle, gravi indizi di colpevolezza. E quindi vediamo un paradosso che, infatti il titolo di capitolo del libro intercettazione per provare, intercettare per provare o provare per intercettare. Cioè anche un paradosso, l'intercettazione è per definizione un mezzo di prova, cioè un mezzo di ricerca della prova, tu invece al contrario la rovescia, devi cercare la prova per poter fare l'intercettazione. Ma evidentemente l'intercettazione non serve più a nulla. L'intercettazione non la fai più, perché le cose sono due. Le prove di colpevolezza non ce l'ha, e quindi l'intercettazione la puoi fare, come le prove di colpevolezza, o il visto di colpevolezza delle prove già ce l'ha, ma se c'è le prove che sto prendendo per l'intercettazione, io l'ho messo l'indagato, come che cade nella faccia il processo, e ho detto per la lontana, senza bisogno di spendere i soldi, poi ce lo vuole per l'intercettazione. Paradosso devastante, credo che quello non abbia mai sentito parlare in un dibattito, dove si può, forse qualcuno mi ha detto parlare, avrà detto che sarà stato subito zittito dall'altra parte da chi alza la voce più forte. Il risultato quindi sarà, cioè, l'obiettivo, se l'obiettivo è ridurre drasticamente il numero delle situazioni, se il giornalista è tutto facilmente, le situazioni di giorno ci saranno più. Era la politica, di fatto era la politica, quindi la gente. E però dicono dall'altra parte, sì, però poi vediamo da presente, nascondete le cose che stanno, che particolare voi, che state a fare, che siete pieni di animali, come se state così, perché vi abbiamo trattato bene. Perché in realtà le intercettazioni per i reati di mafia e di terrorismo non vengono toccate. La legge non è cambiata, per le mafie, per le intercettazioni si possono continuare a fare. Il che è in parte perché in effetti in un libro di giornale, in stracci di terra la maggioranza, una parte della maggioranza si era opposta a chiedersi una volta anche i procedimenti del patrimonio del terrorismo, e quindi apparentemente, per la legge vi spiego, apparentemente la normativa in materia di mafia e terrorismo non è cambiata, ed è cambiata solo per gli altri ordinari. Perché gli altri ordinari si fa per dire, insomma, la rapina o la corruzione e così via, e per quelli sono sempre necessari creare indizi di colpevolezza. E quindi sarà la legge. Ma comunque, non è vero neanche il procedimento di mafia. Non è vero neanche il procedimento di mafia, perché anche nel procedimento di mafia è tutto da casa solo. Anzi, sarà a casa solo in modo più subito, diciamo così, più strisciante, più insidioso. Perché? Nella verità, apparentemente, io sostenitore della legge ha ragione, perché la legge attuale prevede che i procedimenti per reati di mafia siano sufficienti per poter avviare una situazione telefonica, sufficienti indizi di reato, anzi sicuramente di reati indizi, sufficienti indizi di reato, e così la
avrà anche nella nuova legge sufficienti indizi di reato, quindi non proprio per essere segnato, non per essere qualificato. Quindi ci dicono, abbiamo fatto di caso. E questo è un problema. E non è vero, una ragione semplice. Perché, come vi dirò tra poco, soprattutto per certi procedimenti, non sempre l'indagine di una mafia nasce così, nasce col titolo, col voto della mafia. Sono spesso indagini che nascono come reati ordinari e poi la mafia viene fuori dopo. Vi faccio un esempio qui perché è tardi, dobbiamo cominciare. Non ci abbiaccio questa conclusione, soprattutto per prendere spazio noi alle domande. Ma non è così, vi faccio un esempio pratico, che però è significativo. Una delle indagini, credo, più importanti che si è fatta negli ultimi anni a Palermo per fatti di mafia e riciclaggio, è un'indagine. Oggi è un processo che è stato iniziato a vedere, che tra l'altro ho fatto un'indagine, alla fine della quale si è notato che sono molto importanti, perché si è individuato un imprenditore siciliano riciclatore della mafia, che si è arrestato, è stato individuato un suo complice, un avvocato d'affari milanese, che è stato arrestato, è stato individuato un altro complice del riciclaggio, che è un altro funzionario di banca svizzera, che è stato arrestato, e sono stati individuati e sequestrati un significativo quantitativo di denaro di provenienza di circa 15 milioni di euro, che sono stati sequestrati in un paradiso fiscale come le Bahamas, dove in genere è difficile, diciamo, arrivare a dove essere. Beh, tutto questo è stato possibile, ma è stato possibile con la vecchia legge, non sarebbe più possibile con la nuova. Perché questa legge nasce per caso e non nasce in un'indagine di mafia della procura di Palermo, ma nasce in un'indagine del reato ordinario di una piccola procura del mondo, la procura di Como, che indagava su quel funzionario, su quell'altro funzionario di banca svizzera, per un reato ordinario grave, e cioè di un reato di riciclaggio di denaro che non esiste in quanto frutto di evasione fiscale, esportazione di capitali all'estero. Si trattava quindi di un reato ordinario. Reato ordinario dunque che consentì quell'intercettazione e mettendo sotto controllo il talento banchiere di funzionario della banca svizzera, per caso venne intercettata una telefonata tra questo funzionario della banca svizzera e la cabina telefonica pubblica da Palermo, nel quale una persona che era squalificata con un pseudonimo fissava un appuntamento con il funzionario della banca svizzera a Milano, presso lo studio di quell'avvocato d'affari milanese che viene coinvolto nell'indagine arrestata. Sì, la polizia giudiziaria fece l'appostamento, fotografò e riprese l'incontro, riuscì a identificare i protagonisti dell'incontro e identificò anche il palermitano, che si scoprisse una vecchia nostra conoscenza, diciamo così, un costruttore finanziario palermitano, già un fatto riciclatore del servizio di Palermo, mica Cerchini, un proprio agente legato Giovanni Falcone, a suo tempo, e ci siamo ritrovati di nuovo questi indagini qualche anno fa. Solo in quel momento, trattando di persone che erano già state indagate, fatto di male, solo in quel momento la procura di Como trasmise di altri la procura di Palermo e iniziò un'indagine di mafia. Ma sino a quel momento era un'indagine ordinaria. E quindi quell'intercettazione originale fatta sul funzionario di banca svizzera non si è fatta come intercettazione per reato di mafia,
ma intercettazione era un po' ordinario. E quindi volevano quei compiti a fare un'intercettazione perché c'erano dei gravi indizi di reato. Un domani occorreranno gli evidenti indizi di colpevolezza. Quell'intercettazione non si potrà fare se non si fosse fatto quell'intercettazione, non si sarebbe mai intercettata per un parlato corpo del mercato, non si sarebbero mai arrestati questi tre, non si sarebbero mai individuati 15 milioni di euro, non sarebbero mai stati sequestrati. Quindi è una favola, una menzogna, un'ennesima menzogna quella che la nuova legge non intaccherà i procedimenti di mafia. La nuova legge non intaccherà alcuni procedimenti di mafia. I procedimenti di mafia che già nascono così, col popolo di mafia. Le indagini di mafia che dico nei confronti dei soli noti, cioè quello che sei già essere mafioso, che è iniziato in carcere, quello che magari il mafioso è stato appena scarcerato e ha riscontrato. Era strettamente connesso con i peggiori poteri criminali del suo paese. E allora quello che è accaduto, ma questa probabilmente sono usciti dei fatti, questi sono entrati nella ricostruzione della mia opinione, che secondo me è l'unica spiegazione possibile di quello che sta accadendo negli ultimi anni. Quello che è accaduto quindi dalla magistratura è stata percepita come corpo estraneo rispetto a quella stessa classe dirigente, avendo rotto una sorta di patto di non belligeranza non scritto, un patto tacito di non belligeranza interna della classe dirigente, nel quale il principio di uguaglianza che i quei poveri musi, i padri costituenti, avevano scritto l'articolo 3 della Costituzione, doveva rimanere lettera morta, doveva rimanere soltanto scritto dalla Costituzione, ma mai applicato la regola giusta. Negli ultimi 15 anni che progressivamente quel principio costituzionale della, di uguaglianza, di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge è diventato piano piano, come sempre, ma è diventato piano piano, prevalentemente realtà applicata e praticata nelle aule di giustizia, quantomeno perseguita da un gruppo di magistrati che non sempre hanno avuto torto, ma talvolta hanno avuto ragione, con difficoltà, isolamento, ma sempre una linea di tendenza progressiva. Cominciare a trovare la possibilità che riuscivano comunque a portare la spalla per condannare uomini potenti come Cecilia, come Luigi Salvo, e che consentì poi, negli anni 90, anche di processare per portare la spalla uomini potenti come i tanti politici che sono stati processati e non tutti assolti, alcuni condannati, altri conosciuti per bene, si dichiarati gli iscritti, benché si dichiarasse il contrario, non tanti uno dei tanti uomini che ricevono la terra di lì e pensano che la preotta sia assolto, ma invece si sono riconosciuto colpevole delle grandi processi. Credo che quello che è accaduto dunque è che ad un certo punto si è piano piano rotto appunto quel patto di non belligeranza e si è cominciato ad applicare la legge in modo adeguato, non di tutti i cittadini. A quel punto si è capito che rotto quel patto di non belligeranza si doveva realizzare il principio di ingiustizia e di diseguaglianza per l'altra via, facendo delle leggi che introducevano il principio di diseguaglianza. Non è un caso che alcune di queste leggi, più di una, siano state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale proprio per la violazione del principio di uguaglianza. E lì il nostro. E lì il veramente conflitto non è tra politica e giustizia, l'aumento dei cicli di poteri, di rapporti, di rapporti di forza, di braccio di ferro tra politica e magistratura. La questione è sul principio di uguaglianza del nostro paese. Se debba definitivamente consacrarsi il principio di uguaglianza o il principio di diseguaglianza.
Su questa si gioca la partita, credo che l'intercettazione, la legge sull'intercettazione abbia anche questo obiettivo, perché il risultato che passerà questa legge, che saremo tutti più disarmati di fronte alla criminalità, ma soprattutto più impuniti, i componenti della classe dirigente, ahimè, una classe dirigente che la vera anomalia del nostro paese, una classe dirigente che ha un alto tasso di inclinazione a delinquere che non appare negli altri democrazie occidentali, e che spiega anche l'elevato numero di stragi, di depistaggi, di coperture, di cosiddetti eccellenti o politici o mafiosi che ci sono solo nel nostro paese rispetto alle altre democrazie, è sintomo di tutto ciò. Oggi un po', questo sarebbe un'altra conferenza. Il tema credo che sia questo, noi dobbiamo capire che non dobbiamo commettere l'errore, di ragionare in modo, di guardare le cose in modo miope, cioè di guardare le cose soltanto guardando l'ultimo evento, la contingenza. Noi dobbiamo provare ad allargare la nostra visione e vedere come ogni tassello sia all'interno di un disegno di mosaico più complesso, dove ogni anello è peso di una catena molto più ampia che parte da lontano e poi da lontano. E quindi anche la nostra considerazione non va a montare di sé per sé, ci sono delle considerazioni da fare nel dettaglio, ma va al di là. Il processo breve, il legittimo sospetto, la legge sul falso bilancio, la legge sul costo fiscale, sono tutte componenti di una medesima prospettiva. La prospettiva di ampliamento degli spazi di io. Sono una brevissima domanda senza interventi, perché l'unica cosa che voglio segnalare è la vicinanza dei cittadini, di quelli che di prima fila lavorano un elemento che non ha toccato forse giustamente, invece un elemento di debolezza sull'attuale normativa, cioè il rispetto della privacy comunque e la fuga di notizie. La fuga di notizie, quindi l'esposizione mediatica delle persone terze, questo è un elemento di debolezza perché poi consente a chi vuole rendere inefficace nel quale legge consente insomma avere gli strumenti per dire guardate stiamo già passando il limite. Ecco, forse su questo un commento credo che sia. La ringrazio. Io ringrazio la presenza della nostra operazione perché c'è un altro obiettivo in quel momento, quindi
Volevo sottolineare una cosa, che oltre al sostegno ai cittadini, facendo difesa d'ufficio, ha anche il sostegno dei giornalisti che credono che i fatti devono essere portati a documentare. C'è qui la relazione di Antonio Mina che fa un lavoro immenso, che penso sia doveroso ringraziare con un applauso. Ci sono poi altre la domanda è questa, lei ha parlato di quello che sta succedendo per quello che riguarda la legge sull'intercettazione, c'è un altro elemento da mettere nella discussione, che è quello della parlamentare riforma della legge sui redditi. Precisione e attenzione.
Sarò più davvero, allora, che già le persone 12 mesi stanno in mente, non sapresti
Sulla questione del governo per la parte dell'Atlante, che dovreste che è giusto attribuire il merito neanche alla magistratura, per tutto quanto la magistratura rispetto alla lettura da tanti sì, ha un nuovo, non solo un ruolo di coordinamento e di impulso, il vero merito, la lettura da tanti, c'è una forza del cuore, è mancato il merito. E devo dire che doppio che è la data di questo voto, perché sono molto di opera, soprattutto in questi ultimi anni, in condizioni estremamente difficili, con una totale penuria di mezzi, che dopo che sono stati fatti la protezione di della città, dopo che sono stati fatti tali irresponsabili tagli di bilancio nel settore della sicurezza e della giustizia, ci sono condizioni che della sezione nazionale di Palermo che ha operato questi ultimi arresti, che è uscito in tasca propria i soldi per la benzina mette nelle macchine di servizio, poliziotti che aspettano per venire, che aspettano da mesi, che non da anni, che diventa per la costa guidare per le ore e ore di appostamento per aspettare molto tempo nelle giornate di caldo, di freddo, di pioggia, di vento, i latitanti. E che nonostante tutto ciò, nonostante l'assenza di mezzi di strumenti, non riusciti a determinare questi risultati, mi sembra un po' offensivo proprio confronti, attribuirsi un pizzico di merito che si chiama un certo modo sottrarre a chi se lo deve fare. Questa società che soltanto sa utilizzare questa tecnologia.
e la principale, quindi voce di spesa della vegetazione ambientale, ha costituito i costi di noleggio e di per il personale. Per quale motivo lo Stato non ha mai comprato questa apparecchiatura, questa istituzione delle forze dell'ordine? Non lo sapete, naturalmente no, non lo sapevate neanche che fosse così, ma neanche io so il motivo per il quale non si è fatto. Il motivo per cui non si è fatto, non lo so, è da anni che abbiamo tentato inutilmente di farci dare una qualche risposta dai vari ministri di questo, quel governo, di questa e l'altra maggioranza, per la verità, le responsabilità di questo sono abbastanza comuni e diffuse. C'è stata data qualche risposta a parte, ci sono detto a volte che si tratta di apparecchiature soggette a una rapida obsolescenza con tutte le attrezzature tecnologiche, ma è facile dimenticare questo argomento col fatto che si potrebbero stipulare contratti che prevedono la sostituzione delle apparecchiature obsolescenti, che dovrebbero fare contratti di leasing o simili, come si fanno per qualsiasi fornitura in settori ad alta tecnologia, per le forniture dei materiali informatici, per gli uffici pubblici e così via. Il risultato è che per ragioni più o meno oscure lo Stato non possiede queste apparecchiature, che sono invece una disponibilità di società private che peraltro operano in un regime di oligopolio, se non di monopolio, in alcuni territori di vero e proprio monopolio di singole società, che quindi stabiliscono, anzi impongono i prezzi di noleggio, di fatto prezzi che diventano altissimi. Soltanto di recente ci si è attrezzati avviando delle vere e proprie contrattazioni. Uffici di procura hanno dovuto ingaggiare delle contrattazioni con queste società, con poche possibilità, visto che non c'è vero e proprio regime di libera concorrenza, con poche difficoltà di sfruttare prezzi vantaggiosi. Il risultato è che però lo Stato ha a portata di mano un rimedio per abbassare i costi. Comprare l'applicazione, stipulare comunque contratti che consentono allo Stato di dotarsi nel giro di pochi anni il costo verrebbe ammortizzato. Beh, allora capite come c'è molta, ci sono molti luoghi comuni, molte falsità, molte semplificazioni, talvolta anche sospetti. Per porre rimedio ai costi di intercettazione ci sono altri rimedi che non l'abolizione dell'intercettazione stessa. Ma qui chiediamoci anche qual è il prezzo che noi andremo incontro. Abbiamo parlato di costi di intercettazione. Come sempre, in termini sociali, il costo della rinuncia. Perché è un'altra favola che raccontano che fondano queste intercettazioni. A che servono queste intercettazioni? Queste intercettazioni sono soltanto